Amici telespettatori di Swiss World TV e appassionati della pallacanestro regionale lombarda, un buonasera ad Axel Paderni e un bentornati nella bellissima cornice della palestra Forza e Coraggio di Milano. Questa sera, per quell'appuntamento classico della domenica sera, sconfiniamo ancora nella vicina penisola, campionato di Serie D che entra nella sua fase clou, gara 3 dei quarti di finale playoff Serie D, lo ricordiamo, playoff gold tra Ebro Basket e Basket Town. Situazione di questa serie, come abbiamo detto, a gara 3, Ebro Basket che ha concluso primo nel girone arancio, secondo posto per la Basket Town nel girone azzurro, peraltro lo ricordiamo, lo stesso girone dell'Asa Cinisello che trasmettiamo. Gara 1 vinta dall'Ebro Basket qui alla Forza e Coraggio 68-57, gara 2 che si è giocata Milano City, peraltro nella bellissima cornice della palestra davanti al City Light, che ha visto la vittoria per l'Ebro Basket per 59-51. Questa sera gara 3, nel caso in cui ci fosse una vittoria dell'Ebro Basket, la serie sarebbe vinta dall'Ebro Basket che andrebbe in semifinale, poi chiaramente lì saranno i sorteggi a definire chi sarà la squadra che incontrerà eventualmente l'Ebro Basket, se no si proseguirà con gara 4 ed eventuale gara 5. A questo punto direi di dare la lettura delle formazioni. Basket Town schiera col numero 2 Mazzi William, 3 Morano Ludovico, 7 Castoro Vittorio Filippo, 10 Meschia Daniel il capitano, 11 Abrucciati Federico, 15 Roncadin Tancredi, 25 Verga Filippo, 44 Belli Jacopo, 45 Botto Tommaso, 73 Orsi Carbone Roberto. Head coach lo storico Angelo Papale. Ebro Basket al completo invece schiera numero 3 Tirsi Riccardo, 7 Rognoni Marco, 8 Galati Gianluca, 10 Sallustio Nicolò, 11 Monzani Marcello, 12 Botta Pietro, 13 Albiero Giovanni, 14 Piana Federico, 19 Taccari Jacopo, 20 Girardin Riccardo il capitano, 22 Pomo Davide, 25 Genovesi Filippo. Head coach è il signor Tony Tirsi. Dirigeranno questo incontro i signori Fabio Brambilla e Divi Mercate e il signor Giovanni Gregorio Negri di Pavia. Quindi questi sono gli attori e i protagonisti di questa gara 3 che trasmettiamo in diretta dalla palestra Forza e Coraggio di Milano. Peraltro da notare anche una folta cornice di pubblico qui presente, non penso non come la scorsa settimana in gara 1, ma comunque un'ottima cornice presente a sostenere sia i biancoverdi ma anche la formazione della Basket Town, che comunque è una formazione storica delle minors lombarde. Lo ricordiamo, partita trasmessa dalla troupe numero 5 di Swiss World TV. Salutiamo alla telecamera principale il nostro Emilio. Salutiamo alla regia che anzi ogni tanto mi darà qualche battuta il nostro regista, il nostro Alex. Un altro caloroso saluto va al quarto membro che non è presente qui alla palestra Forza e Coraggio ma è presente in remoto. Salutiamo il nostro Reto che ci sta seguendo dai nostri studi di Lugano, quartiere Cornaredo, proprio davanti allo stadio del Football Club Lugano. Quindi questa è un po' tutta la situazione, ovviamente anche c'è una chat a disposizione, abbiamo l'occasione di leggere già i primi messaggi. Nicolo Di Massa, ciao Forza Ebro, Loris 98, vabbè, Loris è un nostro, collaboratore che ci segue più che altro negli eventi che facciamo nel nostro Canton Ticino. Tanto a questo punto direi che la partita sta per iniziare ed è tutto pronto. Un caloroso saluto anche ad Alessandro Chinelli. Buonasera e buon basket a tutti. Bella partita che apparentemente sembrerebbe già in qualche modo segnata, perché è un 2-0 dopo le prime due gare
ha dato già un'idea del peso delle due formazioni, ma io dico sempre che le partite bisogna giocarle e vincerle. Abbiamo visto al GDT Bellinzona di hockey su ghiaccio cosa è successo in finale contro il, nella serie finale di prima lega contro il Ville. Onestamente sopra 2-0 il Bellinzona è GDT Bellinzona di hockey su ghiaccio è riuscito a perdere 3-2 e l'accesso alla finale nazionale. Intanto a questo punto diamo gli starting five, vediamo Basket Town che parte con il lungo Orsi, abbiamo Botto, poi c'è Meschia, Mazzi e il numero 44 Belli, mentre la formazione dell'Ebrobasket schiera Taccari, Galati, Girardin, Piana e Albiero. Beh, il quintetto base che abbiamo visto un po' tutta la stagione, quindi questi sono gli starting five anche da parte della formazione di casa del Basket dell'Ebrobasket e del Basket Town. Peraltro anche una buona cornice di pubblico, anzi dopo peraltro è arrivato anche un coach, un grande coach di settore giovanile, Enrico Allocchio, peraltro della formazione del Basket Missaglia, che andrò a salutare, magari gli chiederò anche un parere. Tanto vediamo palla 2, quindi Orsi contro il nostro Taccari, ancora contesa vinta da parte di Ebrobasket, ancora Girardin, tanto c'era un piccolo problema ai 24 secondi, quindi si riprenderà con una rimessa laterale, gara che non è neanche partita, però già contesa vinta da parte dell'Ebrobasket, direi che promette bene. Sì, c'è da dire adesso stanno sistemando i 24 secondi perché il tempo della gara è partito, non erano partiti appunto i secondi per concludere l'azione, per cui detto questo adesso ne erano sistemati perché era facile il conto, no? Sì, beh, appunto 18 secondi al termine di questa azione, quindi riprende il possesso ancora per l'Ebro, Albiero, Piana, ora pick and roll con Taccari, uscita ancora di Albiero, sempre Galatti, diamo movimento in post basso, diamo che ancora sempre palleggio dietro la schiena, tentativo da tre punti, non va, un tentativo proprio al limite e ultimo tocco da parte di Orsi, quindi riprende il possesso per l'Ebro Basket, ancora 14 secondi per andare al tiro per questa azione. Tanto ancora Girardin, sempre ancora Piana, tentativo da parte di Albiero un po' corto, quindi riprende il possesso per la formazione di Basket Town. Siamo alle prime battute, non ci può ancora giudicare niente. No, solo al massimo i due tiri tentati dall'Ebro e che hanno preso il ferro e quindi diciamo che devono ancora prendere la mano. Ancora d'ultima tocco da parte di Capitan Girardin, quindi si riprende ancora col possesso e 14 secondi per andare al tiro da parte di Basket Town, intanto arresto e tiro, non va, buono il rimbalzo d'attacco da parte di Mazzi, tanto recupero Ebro, ora Piana, non si intende con Taccari e riprendiamo con possesso ancora a favore di Basket Town, reti, canestri ancora inviolati. Ma diciamo che nelle prime due versioni d'attacco entrambe le squadre hanno fatto più o meno gli stessi errori, per cui adesso questo è il quarto attacco, perché un altro ha fallito anche l'Ebro il suo secondo, adesso questo vediamo un po' come va. E tiro e tripla da parte di Basket Town con Abruciati. È vero che la gara è sul 2-0, però onestamente Basket Town, lo ricordiamo, è arrivata anche davanti all'Asa Cinisello, quindi non è proprio una squadra da sottovalutare. Sì, diciamo che probabilmente Basket Town ha fatto una stagione regolare
non perdendo le partite con quelle che erano le squadre più deboli. Diciamo che l'ASA qualche cosa ha lasciato in campi dove teoricamente avrebbe dovuto vincere, e lì la differenza è stata tra le due squadre, perché ricordiamo che nello scontro diretto avrebbe avuto per vittoria come differenza canestri vantaggio l'ASA a pari punti, per cui diciamo è stata più continuativa durante la stagione il Basket Town. 0 su 3 al tiro da 3, quindi non ci siamo ancora, perimetro ancora inviolato per la formazione di Ebrobasket. Tanto un blocco irregolare fischiato a Girardin, quindi riprendiamo con una rimessa dal fondo per la formazione di coach Papale. Prende ancora il possesso, ancora Orsi, diamo sempre due punti da parte di Basket Town con Orsi. Buona la partenza da parte della formazione di coach Papale, che penso che non ha niente da perdere, ma proprio perché non ha niente da perdere secondo me sta giocando in totale scioltezza. Ma sì, o forse il contrario, l'Ebro che adesso segna due punti probabilmente invece proprio perché ha tanto da perdere è un po' contratta, bisogna vedere quale dei due lati è la verità. Tanto accorcia ancora Albiero, due punti, appena una lunghezza di differenza tra le due formazioni. Tanto ancora Orsi, due punti, tiene a galla Basket Town con il proprio lungo, secondo me anche uno dei migliori lunghi della Serie D. Tanto ancora Galatti, vediamo la finta, Girardin, tanto ancora peccato Taccari. Vediamo il contropiede di Basket Town, tentativo da tre punti, non va, ancora un altro rimbalzo d'attacco. Abbiamo sempre apertura di Galatti, abbiamo il ribaltamento ancora, sempre piana Taccari, vogliamo in post basso, lavora bene sotto le plance e due punti. E... anche un po' meno timidi a fischiare. Intanto viene richiamato il giocatore dell'Ebro perché ovviamente il pallone non va sbattuto ma va lasciato dopo la rete, dopo il tiro. Quindi riprende il possesso ancora per Basket Town, 5:52 al termine di questo primo quarto qui alla palestra Forza e Coraggio. Ora palleggio di Abbruciati, scarico per Mazzi, tentativo da tre punti, non va, apertura per Taccari. Abbiamo pressato da parte di Orsi, passano le metà campo, ancora Galatti, Girardin, Albiero, buono il palleggio incrociato, tenta l'uno contro uno e riesce a prendersi un fallo. Diciamo che dopo un avvio lievemente stentato l'Ebrobasket mi sembra che sta rientrando in partita. Ma la differenza era un canestro, alla fine è stato... a seconda del cambio di possesso un canestro da tre, adesso hanno azzerato quello, vediamo il canestro da tre. E tripla da parte del, anzi no, viene dato vengono dati, sì esattamente, tripla da parte di Piana, perdonatemi, non ho visto bene l'arbitro che aveva alzato il braccio. Intanto stoppone di Albiero, però riesce a ricontrollare il pallone, ancora questa volta però fallo sul tiro da parte di Rognoni e andiamo in lunetta. Non tanto d'accordo il pubblico, però questa è la vita. Beh, diciamo che ha preso la prima volta era pulita, la seconda ha preso un po' tutto. Tanto ancora sbaglia il primo libero, vediamo che si prepara per il secondo, non va, Orsi ancora
Mamma mia, quanti rimbalzi concessi a Basket Town. Piana, fallo e due tiri liberi. Tanto primo cambio per Ebrobasket. Vediamo che esce Taccari ed entra Sallustio, un giocatore che purtroppo è stato fuori per infortunio quasi tutta la stagione, ma che è rientrato in questa fase finale e che ben ha figurato anche nell'ultima gara proprio contro Basket Town. Ma diciamo che in questo momento Basket Town, fra tiri liberi sbagliati, ne ha fatto uno solo su quattro, e tentativi sotto canestro sbagliati, anche se l'Ebro ha regalato tanti rimbalzi offensivi, a sua volta gli ha regalato di non segnare, no? Per cui alla fine c'è sempre la differenza di un punto di vantaggio per ora per l'Ebro, ma più per errori e per demeriti che per meriti propri, no? Della parte degli avversari. Adesso altro attacco sbagliato dall'Ebro, che rimane sempre un po' contratta secondo me. Vediamo un po' se adesso Basket Town riuscirà con questa azione a riportarsi avanti di una lunga. E ottimo assist, ma sbaglia. Intanto amici, grazie per essere collegati sulla nostra diretta, un caloroso saluto a tutti gli amici che sono collegati a casa, un saluto anche a Doro. Tanto ancora sbagliato il tiro di Girardin. Tanto Orsi, fallo commesso proprio dal capitano dell'Ebro. Intanto si sta preparando e time out, linea alla regia. Torniamo in cronaca diretta. Beh, io voglio innanzitutto apro questa telecronaca salutando l'amico Pier Francesco Serra che ci saluta e ci segue sempre. Torniamo con Orsi in lunetta, sbaglia il primo tiro libero. Beh, tra tiri sbagliati e tiri liberi sbagliati il coach Papale non deve essere troppo contento. Ma te lo stavo dicendo durante il time out, secondo me se l'allenatore Tony Tirsi dell'Ebro è arrabbiato per il semplice fatto che hanno fatto quattro falli già dopo praticamente sei minuti, poco meno di sei minuti e mezzo, e dato tante occasioni sotto canestro con rimbalzi offensivi al Basket Town, l'allenatore di Basket Town non è contento, perché con tutte le azioni che hanno fatto d'attacco, no, alla fine dovrebbero essere in avanti, invece sono ancora sotto di un punto, no? Ebro è sempre avanti di uno, no? Pensa quando Ebro comincerà a giocare. Mi auguro. Tanto ancora Galatti, penetrazione sul lungo linea, fallo subito e conteggio dei falli che vede Ebro a quattro falli di squadra, mentre Basket Town è già a due falli, mentre punteggio di 9-8 a favore dell'Ebro. Punteggio un po' bassino, né? Ma dopo quasi sette minuti, 6 minuti e 30 e 40 secondi, è veramente basso, no? Si tratta di tre canestri. E stoppone da parte del giocatore di Basket Town. Tanto ci prova ancora, e 2 e 3 punti da parte di Abbruciati. Abbiamo ancora il possesso Ebro. Albiero, carico per Botta,
abbiamo raddoppiato da parte di due giocatori, quindi prende ancora il possesso per Basket Town. Tanto Orsi, tentativo di tiro, ancora un rimbalzo d'attacco di Mazzi e andiamo ancora con quattro lunghezze di vantaggio per Basket Town. Diciamo che adesso il canestro da due che riavvicina l'Ebro, ma diciamo che in questi ultimi due attacchi Basket Town è riuscito a mettere dentro canestri che in precedenza con tutte le occasioni avute non è riuscito a segnare, per cui si è portato in avanti, ha avuto fino a 4 punti di vantaggio, adesso ne ha 2 e palla in mano. Tanto ancora diamo sempre 5 secondi per andare al tiro. Siamo sempre Ebro, Albiero, fallo commesso da Botto e intanto un cambio, vediamo che sta per entrare Roncadin, Tancredi ed esce Orsi. Tanto 1:53 al termine di questa prima fase qui alla palestra Forza e Coraggio. Ancora Monzani, ancora Botta, sempre il pick and roll di Rognoni, ancora Monzani, scarico in post basso, ancora Botta, arriva perimetro che è un po' stregato questa sera per l'Ebro. Sì, ancora i giocatori dell'Ebro non hanno la mano calda da tre. Vediamo se lungo la durata della gara miglioreranno questo particolare di gioco, che comunque diventa fondamentale se vuoi creare, oltre ad andare in vantaggio, anche un gap di vantaggio per poi gestire la gara. Ancora possesso Basket Town, sempre abbrucciati. Andiamo ancora, fanno girare il pallone i ragazzi di coach Papale. 4 secondi per andare al tiro, tripla pazzesca da parte di Abruciati e Basket Town allunga ancora su più 5 lunghezze. Botta, Tirsi, ancora chiude il palleggio Monzani. 10 secondi per andare al tiro, buono il pick and roll, Monzani, nonostante tantissimi centimetri, comunque si è ben elevato il giocatore dell'Ebrobasket. Ma è stato molto bravo col posto a gestire il canestro, adesso ancora da sotto del basket che riporta 5 punti di vantaggio. Comunque nell'azione precedente il giocatore di Ebro è riuscito col posto a compensare il fatto che dall'avversario, mentre andava a canestro, era stato spostato verso l'esterno e quindi a segnare. Bello questa volta il tiro. E Botta, e risposta da parte di Botta, quindi si avvicina ancora l'Ebro a meno 3 da parte del Basket Town. Ora il rimbalzo d'attacco di Verga e canestro ancora di Basket Town. Ora ultimo possesso, abbiamo sempre Monzani, niente da fare e chiude qua questa prima frazione col punteggio di 17 Pro Basket, 18 Basket Town. Linea alla regia. Siamo calmi del primo quarto.
Torniamo in cronaca diretta, amici telespettatori di Swiss World TV. Inizia questo secondo quarto, scusatemi perché non era ancora stato segnato un canestro, quindi la distanza, il distacco è di 5 lunghezze, 20 a 15 tra Evro e Basket Town. Tanto ancora diamo il pallone giocato ancora da parte della formazione di coach Papale. Tanto ottima difesa dell'Ebro, ancora Rognoni, lotta e vediamo che non riesce a mantenere il possesso del pallone. Dai, forza! Quindi riprendiamo col possesso ancora per Basket Town con Castoro, Abruciati. Sempre vediamo che si avvicina al canestro Verga, ora a movimento, ottima difesa di Sallustio, riparte con Monzani, botta, ora vediamo che continua a fare dei buoni movimenti Rognoni, pallone riguadagnato da Basket Town, arresto e tiro, non va, tanto Alessandro. Continuano a fare errori sotto canestro e a concedere tanti rimbalzi d'attacco, proprio quello che si è lamentato coach Tirsi durante la pausa. Sì, più volte ha urlato alla sua squadra il taglia fuori, come mettersi sotto canestro con le braccia proteggendo, perché sennò poi ti fiscano i falli se sei sempre dietro in ritardo, invece devi cercare di anticipare e non sembrerebbe che i suoi giocatori abbiano recepito in questo inizio di secondo periodo ciò che l'allenatore ha detto durante il time out intervallo tra il primo e il secondo periodo, conseguentemente lo vedo ancora più nervoso di prima. Sante parole, perché purtroppo è davvero nervoso coach Tirsi, ma ci mancherebbe altro, onestamente la sua squadra non sta per niente girando a dovere. Tanto sbaglia il primo libero e però segna il secondo Roncadino, quindi si allunga col massimo vantaggio di 6 punti. Intanto voglio leggere altri commenti sulla chat. Paola Garzoglio, sempre a forza Belk, senza questi tiri liberi sbagliati saremmo avanti di 6. Va bene così, anche di più, perché ancora adesso 1 su 2. Basket Town ha buttato via tante situazioni in cui poteva andare poteva essere anche sopra di 10. E intanto commette fallo Abruciati, quindi riprendiamo con una rimessa dal fondo, primo fallo di squadra per la formazione di Basket Town, mentre ancora un fallo per Ebro, tanto ancora palla in post basso, Sallustio non va. Retina dell'Ebro Basket che è un po' stregata questa sera. Spero che ci sia un po' un cambio di direzione, Alessandro. Ma il cambio di direzione lo dai giocando di squadra ed essendo meno teso. Sembra che stasera la mano dei giocatori e il braccio dei giocatori dell'Ebro è un po' irrigidito, probabilmente da questa ansia da prestazione che li vorrebbe portare sul 3-0 e vincere la serie e già pensare al turno successivo, ma ahimè dovrebbero invece calarsi e giocare testa bassa, giustificosamente, punto dopo punto, cercando di fare le cose semplici. Hai detto bene, dovrebbero fare cose semplici e ripartire un po' dalla base. Intanto arresto e tiro, Tirsi non va. Tanto ancora il palleggio di Castoro, buono il rimbalzo di Taccari, ancora scarico per Tirsi, palla in post basso per Sallustio e c'è da dire che è estremamente strattonato, ancora botta, finta, non va, ancora si rigira, ma finalmente si sblocca la retina dell'Ebro. Sì, c'è da dire che poi errori, situazioni di scelta sbagliata e anche un po' di sfortuna, si mette tutto insieme, fai un bel cocktail. Però c'è da dire che anche il Basket Town sotto canestro ha avuto tante occasioni. E fallo in
attacco di Verga, blocco irregolare, quindi tanto cambio, vediamo che rientra Orsi, vediamo chi sarà a uscire, esattamente Verga, va bene, ecco, va bene così. Tanto grazie sempre per queste bellissime immagini, vediamo che rientra, rientra Galati ed esce Sallustio. Beh, ringraziamo sempre il nostro cameraman principale, il nostro Emilio, sempre puntuale su tutte le nostre immagini. Ancora Taccari, diamo movimento e infrazione di piede da parte di Belli. Quindi riprende con Tirsi, Monzani, ottimo il blocco di Galati, intanto ancora penetrazione, Monzani, intanto ottimo scarico e due punti per Galati, ma lasciamelo dire Alessandro, che visione di gioco che ha Monzani. Sì, diciamo che il canestro l'ha fatto lui, poi è vero, l'altro ha dovuto con le manine metterlo dentro, anche se ha rimbalzato più volte sul ferro, e sembrava quasi avverso, no? Fin quando non entra. Mamma, che stoppone per, da parte di Galati. Tanto sbagliano ancora. Intanto c'è infrazione di passi da parte di Basket Town, quindi riprende il possesso. Intanto vediamo le proteste di coach Papale. Io onestamente finora io cerco di essere sempre estremamente obiettivo, ma il mio collega Alessandro può confermare quello che sto per dire. Finora l'arbitraggio è stato del tutto impeccabile, perché non mi viene da parlare degli arbitri, e quindi penso che se non si parla degli arbitri vuol dire che stanno arbitrando bene. Ma sai, il piccolo errore ci può sempre essere, sono esseri umani, però io appunto perché non ho visto grandi errori, falli ne hanno fischiati, addirittura l'Ebro è andata in bonus molto velocemente anche nel primo periodo, adesso sono un fallo per l'Ebro e due per Basket Town, per cui più o meno hanno fischiato da una parte e dall'altra, qualche virgola può esserci, però il risultato mi sembra figlio più di errori delle due squadre in attacco che di errori arbitrali. Tanto penetrazione sbagliata da parte di Galati, contropiede con Belli, tanto l'ultima deviazione, intanto c'è un time out e passiamo di nuovo la linea alla regia. Torniamo in cronaca diretta dopo questo time out, 5 minuti e 6 secondi al termine di questa seconda fase prima dell'intervallo. Tanto riprende ancora Orsi, penetrazione dal fondo. Questo è fallo. Tanto un fallo subito da parte dell'Ebro Basket, quindi riprendiamo col
possesso ancora per i biancoverdi. Passa la metà campo Monzani, uscita di Albiero, scarico in post basso per Galati, sempre Taccari, diamo il giocata in pick and roll, botta, vediamo che viene stoppato, intanto bravo Monzani a fare un'ottima finta e a subire peraltro un fallo, Alessandro. Sì, propriamente stava per lasciare la palla, avendo forzato il tiro perché stava scadendo i 24 secondi, l'avversario anche forse secondo me un po' ingenuamente ha commesso un fallo che poteva anche evitare. Tanto vediamo in lunetta per tre tiri liberi, Monzani usa il primo libero. Sbaglia il secondo. E realizza il terzo libero. Intanto Basket Town, esce Castoro ed entra Abbruciati. Non mi sembra che viene modificato niente, però tutto sommato Ebro Basket si è riportato in parità. Sì, c'è da dire che il cambio invece, per quanto riguarda il basket, è importante, perché il giocatore entrato è un giocatore che nel primo periodo ha bruciato, ha messo a segno due tiri a tre consecutivi e aveva creato l'inizio di quel gap che poi fino a pochi secondi fa ha mantenuto il basket town sempre avanti. Ancora rimbalzo da parte di Orsi, buono a Taccari e subisce anche un altro fallo, e a questo punto direi che si andrà in lunetta perché il Basket Town ha esaurito il bonus. Sì, anche questo fallo secondo me, ma vediamo un po' di discussione tra coach Tony Tirsi e il primo arbitro, però era solo un chiarimento, niente di più. Sì, stavo dicendo che questo canestro, intanto il primo tiro libero, è stato anche questo secondo me un fallo un po' ingenuo, perché il giocatore era a metà campo, la difesa era già rientrata, secondo me quello non era, era da accompagnare, non da far fallo. Esattamente, intanto cambio Basket Town, rientra Botto ed esce Meschia, il capitano di questo Basket Town. Quindi riprendiamo con 4:15 ancora da giocare di questa seconda frazione. Tanto ancora sempre il palleggio di Basket Town, Abbruciati, tanto fallo commesso dall'Ebro, ma un po' troppo gentile. Prendiamo con una rimessa dal fondo, tanto due punti di Basket Town e riprende il possesso. Va Monzani, carico per Albiero, ancora Taccari, botta, tiro da tre punti, non va, ottimo il rimbalzo, intanto schiaccione! Fantastico da parte di Taccari, fantastica questa azione dell'Ebro! Sì, voglio vedere se questo canestro libererà un po' la mente e il braccio dei giocatori dell'Ebro, perché diciamo che dopo tanto tempo riescono a concludere ogni volta che vengono raggiunti e andare a ritornare in vantaggio, per cui cominciano anche qualche rimbalzo in difesa a prenderlo, perché per il resto era sempre appannaggio, almeno un rimbalzo a favore di Basket Town, e quindi vediamo se Ebro riuscirà a impostare il suo gioco e ad essere lei a dettare i tempi della partita. E ancora sbaglia Albiero, abbiamo sempre il palleggio di Abbruciati, ancora Basket Town ci prova, non va, buono rimbalzo difensivo, ancora Monzani, due punti e time out per Basket Town, linea regia.
Torniamo in cronaca diretta, amici telespettatori di Swiss World TV, quindi riprendiamo con il possesso con del Basket Town, sempre una discussione da parte di coach Papale con uno dei due direttori di di gara, però niente da fare. Quindi torniamo in possesso Basket Town, Ebro Basket, massimo vantaggio di più 4, quindi ancora a possesso, Orsi, scarico, abbiamo sempre tiro sbilanciato, ottimo il rimbalzo difensivo da parte di Ebro, tanto ancora Piana, Tirsi, Albiero, ottimo il lomb per Taccari, i due punti ancora per Ebro che allunga sul più 6. Bravo Fede, andiamo! Tanto buon movimento e molto dubbio questo fallo. Quindi Ebro Basket che raggiunge il terzo fallo di squadra. Buono il primo libero di Abrucciati, 1:52 all'intervallo, e realizza anche il secondo tiro libero, tanto diamo sempre ancora Tirsi, Piana, Tirsi, ora Piana, passaggio schiacciato, tanto prova una tripla, non va, rimbalzo d'attacco da parte di Tirsi, scarico in angolo e finalmente ma due punti da parte di Albiero che fanno allungare ancora il possesso sul massimo vantaggio per l'Ebro Basket di più 6 punti. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa seconda frazione di gioco, Alessandro. Sì, chiaramente è un momento in cui Basket Town ha una leggera flessione in attacco soprattutto perché non è riuscita a tenere, diciamo, il ritmo di questi ultimi minuti di Basket di Ebro in attacco, e qua fallo in attacco, secondo me qualche fallo ingenuo di troppo di Basket Town che probabilmente è causato questo margine di vantaggio che Ebro ha preso. Conseguentemente, secondo me, fosse l'allenatore del Basket Town, direi ai miei giocatori: se devono vincere, che vincano loro, non aiutiamoli noi a vincere, perché falli come avete fatto gli ultimi tre, che c'ha due, ci hanno portato a 5, noi li abbiamo regalati. Mamma mia, che numero che sarebbe riuscito a Sallustio, pazzesco. Tanto 40 e 79 al termine di questa seconda frazione prima dell'intervallo. Riparte l'azione di Basket Town. Ancora 18 secondi per andare al tiro, poi ci sarà ovviamente un'altra azione da parte dell'Ebro e quindi penso ancora potremmo vedere ancora un canestro per l'Ebro. Tanto fallo da parte di Tirsi, tanto anche Rebro raggiunge il bonus, botto in lunetta e realizza anche il libero supplementare. Che errore per Taccari, niente da fare, 2:95. E si chiude qua questa seconda frazione col punteggio di 31 Ebro Basket, 28 Basket Town. Linea alla regia.
Bene amici telespettatori, torniamo in cronaca diretta, riprende con un possesso per l'Ebro Basket. Punteggio che vede la formazione di casa in vantaggio di 3 lunghezze, 31 a 28. Un bentornato anche al nostro regista, il nostro Alex, un bentornato anche al nostro cameraman, il nostro Emilio. Palestra letteralmente gremita questa sera della Forza e Coraggio, davvero un pubblico davvero notevole per la campienza di questo impianto, non è uno dei pubblici record, ma diciamo che questa sera il divertimento e la partecipazione non manca minimamente. Tanto fallo Basket Town di Orsi, quindi si riprende Albiero, Taccari, Piana, ora uscita di Albiero, Taccari, abbiamo il movimento, ancora un recupero da parte di Basket Town, rimbalzo e due punti da parte di Abbruciati, ottimo contropiede che riallunga sul 30 a 31, quanto ancora un errore per l'Ebro Basket. Tanto arriva in rimorchio Belli, altri due punti per la formazione di Basket Town che torna in vantaggio di una lunghezza. Un inizio di terzo quarto non proprio dei migliori, intanto Galati per fortuna, ottimo rimbalzo d'attacco e due punti. Tanto fallo Albiero, vediamo che esce Taccari e rientra Sallustio, mentre per Basket Town esce Belli e rientra Verga. Ora Orsi, vediamo il palleggio, ora fa girare per Abbruciati, arresto e tiro, non va, un balzo d'attacco di Verga e stoppata ancora di Galati. E vediamo che viene fischiato un fallo a Ebro Basket al numero 8 Galati Gianluca, che si lamenta di una gomitata. C'è da dire che comunque Verga è stato abbastanza deciso, tanto tiro corto. Secondo libero che viene realizzato, 33 pari, possesso Ebro, intanto abbiamo una deviazione in rimessa laterale da parte di Botto, hai rotto il cazzo. Ancora Girardin, scarico per Albiero, ancora 10 secondi per andare al tiro, abbiamo chiusa la difesa di Basket Town e riprende il possesso, ancora Abbruciati, fallo commesso da parte di Piana. Un Ebro Basket onestamente che in questa terza frazione non è che abbia fatto più di tanto. Decisamente un po' di cose da sistemare per coach Tony Tirsi. Primo libero di Botto. E anche il secondo libero e torna in vantaggio di due lunghezze Basket Town. Dai, andiamo!
Intanto ripassa la metà campo Piano, Sallustio, Piana, uscita di Girardin, finta, scarico per Albiero, ancora Albiero, scarico per Girardin, ancora finta e davvero grandissima giocata del capitano dell'Eurobasket Girardin Riccardo. Andrà in lunetta per un libero supplementare, serviva davvero un canestro un po' per sbloccare la situazione. Ma chiaramente l'Ebro è rientrata nel terzo periodo e diciamo questi sono i primi punti che fa, questi tre punti sono i primi punti che fa praticamente dopo quasi tre minuti di periodo. Ci voleva almeno di cominciare a muovere il tabellone. Andiamo. Riprende il possesso ancora Basket Town, Mazzi, Verga, tanto passaggio totalmente fuori misura da parte del giocatore del Basket Town, quindi riprende il possesso ancora con Piana, Sallustio, Galati. Vediamo che si tenta l'uno contro uno, appoggia con Girardin. Buona giocata in pick and roll, tanto ancora poco per andare al tiro e niente da fare, tiro totalmente fuori misura, decisamente forzato al limite dei 24 secondi. Tanto recupera Galati, ancora sempre Piana. Alessandro, il tiro da tre punti è un qualcosa di sconosciuto stasera per l'Ebro. Sì, qua diciamo che in questo momento della gara è più la sagra dell'errore da tutte e due le parti, perché c'è da dire che se l'Ebro ha fatto tre punti, dall'altra parte il buon Basket Town, che era a 28, ne ha fatti 7 e sono passati 4 minuti. Cambio Basket Town, entra Belli ed esce Mazzi. Prende il possesso ancora Basket Town con Abrusciati. Partita direi punto a punto, Alessandro. Sì, beh, più per causa di... Ecco, questo è un canestro difficile, anche fortunoso, però che ridà un po' di morale a Basket Town, perché fino a prova contraria l'Ebro sbaglia molto, tenta però molti tiri da tre. Basket Town invece spesso va sotto canestro, e se andiamo a vedere le statistiche sotto canestro di Basket Town sono basse. L'Ebro ha sbagliato tanti tiri da tre però. E questo da una parte può dire vabbè, ci sta provando, ma dall'altra anche questo, un altro tiro a tre sbagliato. Tanto ancora 12 secondi per andare al tiro, niente da fare, sarà almeno 1 su 20 al tiro e non ci sto andando tanto distante. No, qua diciamo che c'è una squadra che tira tanto da tre e sbaglia tanto, è una squadra che quei pochi da tre, adesso questo lo sbaglio, ma poco. Questo, lasciamelo dire, era totalmente da dimenticare. Intanto time out e linea alla regia.
Torniamo in cronaca diretta, amici telespettatori. 5 minuti e 4 secondi al termine di questa terza frazione di partita qui alla Forza e Coraggio. Partita punto a punto, 36 Ebro 37 Basket Town. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo. No, devo dire più per dei meriti propri entrambe le squadre che per meriti delle difese avversarie. Qui veramente ribadisco, per me è la sagra dell'errore, c'è più errori che canestri, per cui probabilmente il nervosismo, la tensione nervosa sta giocando brutti scherzi. Bene. Ma come hai fatto a vederlo tu che eri di là? Oh. Tanto riprende il possesso con Basket Town, ancora in palleggio Belli, Roncadin, ancora 5 secondi per andare al tiro, arresto e tiro, non va, tanto ultimo tocco di Sallustio. Ancora un tocco questa volta che favorisce l'Ebro Basket, quindi torniamo in possesso per i ragazzi di coach Tony Tirsi. Intanto c'è un po' di discussione tra Botto e il direttore di gara e anche con coach Papale, quindi riprendiamo col possesso. Intanto c'è un cambio, vediamo che si entra Tirsi, Riccardo e Rie ed esce Galati. Quindi riprende con Monzani, Botta, Tirsi, buona la sua uscita, ancora Monzani, tanto prova ancora Tirsi, niente da fare, ottimo rimbalzo d'attacco Giardino e vediamo che buono il canestro, subisce anche il fallo Alessandro. Sì, diciamo Girardin in questo terzo periodo qualche soluzione, qualche castagna dal fuoco la sua squadra l'ha tirata fuori e conseguentemente ancora una volta può fare di fatto un'azione da tre punti, non riescono tirando un tiro diretto ma con un tiro sotto canestro, un fallo subito. Precedentemente Girardin ci è riuscito a fare tre punti, adesso vediamo se anche stavolta riuscirà a farlo portando il vantaggio a due punti. C'è buono anche il tiro libero giocato da tre punti per la formazione dell'Ebro Basket, ottimo il tiro, il passaggio intercettato da Botta. Monzani, ancora Tirsi, abbiamo l'uscita ancora di Botta e niente da fare, è più forte la difesa di Basket Town. Chiude il palleggio Belli, ora pallone in post basso per Botto, scarico per Castoro, tanto ancora infrazione di passi per Castoro. Sì, il giocatore non se n'è neanche accorto, il numero 7. Detto questo, palla che è in possesso all'Ebro che riparte creando l'azione di attacco sempre col play. Vediamo come si sviluppa questa azione, perché l'Ebro ha bisogno di cominciare a trovare anche canestri facili, diciamo così. Tanto infrazione di passi per Botta, bravo Gira, tanto bravo, cambio Girardin, tanto rientra Taccari. Diversi saluti in chat, Marco Borroni, beh lo ricordiamo, Marco Borroni è stato un giocatore storico dell'Ebro Basket in Serie C, Silver e anche Gold, che attualmente è responsabile del settore giovanile.
Intanto due punti di Roncadin, quindi torna sempre sul 39 pari il punteggio. Mi sa che si andrà avanti fino alla fine di questo quarto con questa direzione, Alessandro. Ma sai, fin quando le due squadre attaccano molto sui nervi che più sul gioco, è molto probabile. Ancora Monzani. Tanto 5 secondi, niente da fare. E perde il pallone. Coach Tirsi è davvero contrariato, onestamente. Si vede che il gioco è molto sulla tensione nervosa, è tutto un po' frenetico, e quindi alla fine non riesci a creare gioco fluido e quindi vai in difficoltà, e le scelte che fai, come l'ultima che ha provato il play di Elebro. Porto, scusa, ma esce Abbruciati e rientra il capitano Meschia. Di 2-14 al termine di questa terza fase. Buono il primo libero realizzato da Castoro. E realizza anche il secondo. Quindi riprendiamo col possesso da parte di Ebro con Monzani. Tanto ancora Tirsi. E niente da fare, esitazione e infrazione di passi. Intanto doppio fallo tecnico, Alessandro. Sì, perché il numero 9 è entrato e di fatto quando gli hanno fischiato passi a Tirsi, il giocatore numero 7 deve avergli detto qualcosa. Chiaramente l'arbitro era dietro, ha visto la reazione di Tirsi, comunque stizzita per quello che gli aveva detto il numero 7, e poi ha sentito il... Diciamo che per utilizzare un metro ha punito tutti e due con due falli tecnici che si annullano, quindi niente tiri liberi. Andiamo ancora in possesso, 1 minuto e 50 al termine di questa terza fase. Tanto non riesce ancora Sallustio. Arresto e tiro, non va. Rimbalzo d'attacco di Roncadin. Ora sempre Mazzi. Vediamo che chiude il palleggio e subisce un fallo che viene commesso da parte di Taccari. Sì, comunque ha fischiato forse due tecnici, perché uno si è annullato ma l'altro gli ha dato il fallo, perché erano a tre e sono andati a quattro gli ospiti. Tanto primo libero realizzato da Mazzi. E secondo tiro libero realizzato. Torna in vantaggio Basket Town di 4 punti, una terza frazione non proprio delle migliori per Ebro. No, assolutamente, hanno fatto praticamente 8 punti in poco più di 8 minuti, adesso sono altri due che portano a 10, anzi sì, a 10. Sì, 41 a 43, due punti di stacco. Intanto entriamo nell'ultimo minuto, ancora difesa dell'Ebro molto serrata, tentativo di pick and roll, ancora Mazzi, tanto vanno a lottare Monzani, tanto ottimo il rimbalzo di Botta, apertura per Monzani, tanto ottimo alley-oop e due punti per Ebro. Quindi ritornano in parità. Davvero buono il canestro di Taccari. Ancora sempre Castoro. Meschia. Ancora 5 secondi per andare al tiro e infrazione di linea.
Sì, il giocatore nella foga non ha visto che ha toccato la linea di fondo. Quindi possesso adesso a Ebro, che avrà 15 secondi, quindi un possesso praticamente da gestire fino in fondo per portarsi in vantaggio a questa fine di questo terzo periodo. Lanzani, ancora 8 secondi per andare al tiro, tentativo da 3 punti, finalmente una tripla e si chiude qua questa frazione col punteggio di 46-43 Basket Town. Linea alla regia. Bene amici, torniamo in cronaca diretta. Inizio quarto che vede la formazione dell'Ebro Basket in vantaggio di 3 punti. Peraltro Alessandro, un canestro da 3 punti stregato. Per fortuna c'è stata una tripla che ha allungato il punteggio. Ma diciamo che la prima tripla è fatta dallo stesso giocatore e lo stesso è l'ultima. Tanto riprende, c'è stato un fallo di Basket Town. Andiamo! È successo? No. Tanto vediamo che dopo che... Bravo Tony, un applauso a Tony! Riprende il possesso per Ebro con Monzani. Ancora Albiero. È il momento! Scarico il movimento in post basso di Taccari. Vediamo che si gira, non va. Tanto lottano per il rimbalzo. Recupera Basket Town, ancora Botto, Belli, chiude il palleggio, Mazzi, Abbrucciati, ancora Belli. Vediamo la difesa molto serrata di Monzani, però niente da fare, ottimo movimento da parte del giocatore di Basket Town, quindi riprendiamo ancora una lunghezza di distacco. Andiamo sempre Taccari, non va, andiamo, perde il pallone. Punto a punto Alessandro. Sì, diciamo che in questo momento le due squadre, qua fallo in attacco
perché girandosi col gomito è andato sul petto dell'avversario. L'arbitro ha visto questo movimento in rotazione del giocatore del Basket Town e gli ha fischiato fallo in attacco. Tanto riprende il possesso ancora Albiero, sempre per Taccari, ancora Albiero in movimento in post basso, vediamo che si gira ancora e perde il pallone, niente da fare, ha un po' esagerato. Ma diciamo che Albiero oggi non lo vedo bene, non mi sembra lo stesso giocatore che ho visto l'ultima volta che ho avuto modo di vedere l'Ebro, è molto impreciso da tre e alcune scelte, diciamo che non è una delle sue migliori serate questa. Però io penso che a un certo punto sarà importante i canestri segnarli al momento giusto. Tanto ancora Basket Town, Mazzi in prechiusa, tentativo alla Stephen Curry di Verga, niente da fare, ancora Botta, deviazione di Botto, controllo. Ancora 19 secondi per andare al tiro. Intanto cogliamo l'occasione per salutare tutto il nostro pubblico presente a casa. Intanto altri due punti per Ebro Basket e allungano sul 48 a 45. L'invito, amici, per chi non lo avesse fatto, è quello di mettere mi piace al video. Per chi non lo avesse fatto ancora, l'invito è quello di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche. È un gesto che, credetemi, non vi costa assolutamente niente, ma credetemi che è un gesto che per noi significa tanto. Quindi vi ringraziamo davvero di cuore da parte di tutta la redazione di Swiss World TV. Riprende il possesso Basket Town, Abruciati, sempre Botto, ancora Verga, tanto fallo di sfondamento abbastanza evidente, Alessandro. Sì, questa volta il giocatore è riuscito proprio a bloccarsi prima che l'attaccante entrasse in penetrazione e quindi l'arbitro non ha fatto altro che fischiarle sfondamento. In precedenza volevano la stessa situazione, ma in realtà il giocatore si era leggermente mosso e quindi non era sfondamento. Ma ancora Taccari, no, e però prende il rimbalzo e due punti ancora per l'Ebro Basket. Vantaggio di più 5, ma abbiamo visto che è un vantaggio abbastanza risicato. Ma nel basket 5 punti sono un tiro da 2 e un tiro da 3, per cui sono veramente poco. Tanto riesce a riguadagnare il possesso, tanto terzo rimbalzo d'attacco, quarto rimbalzo d'attacco per Basket Town, mamma mia, Sallustio, meno male che chiude questa serie negativa. Tanto ancora Monzani, scarico in post basso, ancora ribaltamento e niente da fare, canestro stregato da tre punti. Sì, alla fine è solo l'11 che ha fatto, tentandone neanche tantissimi, due canestri da tre, per il resto non me ne ricordo degli altri giocatori, quindi vuol dire che li hanno sbagliati così tutti. È brutto da dire, ma ridendo e scherzando potrebbe esserci un 2 su 30 al tiro da tre punti e non ci sto andando tanto lontano. Intanto ancora diamo il pallone recuperato, diamo ancora sempre tiro da tre punti, non va, Botta, ottimo il rimbalzo, ancora Monzani, 10 secondi per andare al tiro, ancora Monzani, tentativo da tre punti, ma basta tirare, 2 su 36 è la statistica, pazzesco. Alessandro, forse qui c'era un fallo fuori di Basket Town e canestro adesso, però diciamo che se vinceranno questa partita e dovranno attendere per la prossima, io chiedo all'allenatore Tori Tinsi di
una settimana a fare solo tiri da tre, così almeno migliorano la mano. Vada come vada, consiglio spassionato, so che domani sera alla palestra di Via Bazzi c'è allenamento dell'Ebro Basket, la prima ora mettiamola così, solo tiro da tre punti. Sì, ma in condizione limite, cioè con qualcuno che ti salti davanti e sei obbligato a tirare, il tempo finisce, perché in questo modo, perché sai, senza nessuno che ti ostacoli, senza condizioni del tempo che passa, non hai la tensione che hai in partita. Non sarà mai uguale, però almeno... Tanto time out Basket Town e linea la regia. Bene amici, torniamo in cronaca diretta, vediamo che riprende il con due liberi per Basket Town, il Lughetta Mazzi, 4:35 al termine, primo libero realizzato. Non realizza il secondo, apertura di Girardin, porta avanti il pallone Monzani, tanto ancora Galati, Toni Tirzi si affida a un quintetto estremamente esperto, Rognoni stoppato, peccato, tanto ancora Abbruciati. Vediamo che il movimento ancora scarica su Mazzi, vediamo sempre Abbruciati, vediamo il pick and roll, tanto difesa ancora chiusa da parte dell'Ebro, tanto appoggia il canestro Mazzi e due punti del pareggio, 50 pari. Tutto da rifare Ale? Sì, partita... ormai da praticamente l'inizio del secondo periodo è una partita che non vede questo. E grande l'azione da parte di Botta, ottima penetrazione, tiro in sospensione e due punti importantissimi, potenziale giocata da tre punti per Botta Pietro. Chiaro che in questo momento ogni punticino è veramente importante. Sì, questo è un errore dal tiro libero, per cui diciamo che se andiamo a vedere poi anche nell'andamento della partita, tiri liberi ne hanno sbagliati tantissimi, anche quelli del Basket Town soprattutto. Forse se dovesse finire con un punteggio proprio vicino, coach Papale fa rientrare Orsi, esce al suo posto Verga, tanto sbaglia il primo libero, 3 minuti e 22 al termine.
e segna il secondo libero e riprende il possesso ancora per Ebro Basket. Monzani sempre per Capitan Girardin, ancora scarico per Botta, diamo scarico per Girardin, finta, ancora movimento, perde pallone, intanto si buttano per la regola del possesso alternato, il pallone è a favore dell'Ebro Basket. Bravo Marco! Tanto esce Rognoni Marco e rientra a Taccari, quindi un cambio tra lunghi, ma il cronometro sta scorrendo all'indietro. Tre minuti spaccati, Alessandro. Sì, adesso ogni palla, ogni possesso diventa fondamentale, per cui vediamo un po' com'è. C'era pochissimo tempo, ricordiamoci, per concludere l'azione, quindi un tiro forzatissimo, sbagliato, e possesso di Basket Town che potrà con un eventuale canestro anche solo da due andare in vantaggio, riportarsi in vantaggio dopo un po' di minuti. Tanto ancora Girardin, ottimo il pallone recuperato da parte di Botta, ancora vediamo che chiude, sceglie il ribaltamento Galati, Monzani, ancora 14 secondi per andare al tiro, Galati, tanto prova Monzani, niente da fare, pazzesco, intanto prende il rimbalzo. E intanto una decisione che a questo punto io ti chiedo di guardare l'Insta Replay, perché sinceramente tanto vediamo un pochino il replay, perché sinceramente mi sembra estremamente dubbia come decisione. Intanto, come visto all'Easter Replay, l'infrazione di campo è stata completamente sbagliata da parte degli arbitri. Tanto va bene, ma sono cose che possono succedere. Tanto ancora Basket Town, tentativo e tre punti da parte di Belli. Tanto vediamo che allunga sul punteggio di 53 Ebro Basket, guarda, 53 Basket Town, 52 Ebro, e tripla di Botta, quindi Botta e risposta, li allunga per 3 punti a 1:40 dal termine. Davvero è una bolgia infernale questa. Forza e coraggio. Intanto ancora pallone che verrà giocato da parte dell'Ebro Basket. Tanto si prepara a rientrare Albiero. Sale tutta la tensione qui alla Forza e Coraggio, riprende il possesso con Ebro Basket avanti di due lunghezze, ancora Monzani, scarico per Galati, ancora Monzani, abbiamo ancora Albiero, fanno girare il pallone, ancora sempre tentativo da due punti, non va, tanto ancora un rimbalzo d'attacco, ancora 12 secondi per andare al tiro. Tanto alley-oop sempre per Taccari, e vediamo che però c'è stato un tocco di un giocatore del Basket Town, Orsi. Tanto entriamo nell'ultimo minuto, tanto c'è un cambio, esce Orsi, e intanto time out e linea alla regia.
Bene amici, torniamo in cronaca diretta. Alessandro, attacco fondamentale. Ma sicuramente sì, perché due punti di vantaggio, palla in mano a 56 secondi, devi per forza mettere punti. Perché comunque sia, anche solo uno obbliga il tiro da tre agli avversari per impattarla. Se ne fai di più, non è solo un possesso, ma ne diventano di più, quindi è fondamentale. Sì, ancora 12 secondi per andare al tiro. Monzani, botta, Monzani. 6 secondi per andare al tiro, ancora penetrazione e niente da fare, ma rimbalzo d'attacco, ancora botta, pallone sul ferro, niente da fare, pazzesco, che occasione sprecata. Tanto a questo punto diventa fondamentale per Basket Town questo attacco. Botto, tanto botta, perde, tanto ancora sempre tiro angolato e pallone del pareggio e time out, linea alla regia. Bene amici, torniamo in cronaca diretta, momento clou della partita, 18 e 85 al termine di questa quarta frazione, possesso Ebrobasket, ancora Albiero, vediamo sempre scorre i secondi, deve stare attento, ancora diamo sempre il possesso, sempre Girardin, tiro da due punti, non va, intanto diamo... Ma pazzesco, 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 il tiro è il tiro della è un tiro a dir poco incredibile da oltre metà campo e arriva la vittoria di Basket Town. Davvero, come non crederci fino alla fine e essere beffati, non ho parole Alessandro. Ma l'avevo detto, non dovevano dare un rimbalzo con azione d'attacco, capisci? Quindi qui devi andare a canestro sulla sirena tua, non sulla sirena degli avversari, per cui lì avevano la situazione, dovevano chiudere l'ultimo e andare anche in penetrazione all'ultimo secondo sfruttando che andavano a canestro. Bene amici, andiamo in pausa e torniamo tra poco dopo le interviste. Per le interviste, a tra poco.
il cameraman diventa pazzo. Bene amici, torniamo in diretta, sono qua con Belli Jacopo del Basket Town. Beh, una vittoria che è il semplice sinonimo di crederci fino alla fine. Insomma, eravate arrivati qua alla forza e coraggio sotto 2-0, onestamente avete creduto fino alla fine, anzi una partita completamente ribaltata. Sì, sì, assolutamente, anzi per gli animi che erano un po' giù, diciamo che chiudere in questa maniera forse è il migliore dei modi. Poi è la bellezza della pallacanestro, non sai mai cosa capita, chiuderle così secondo me vale la pena. Quindi. Beh, a questo punto si va a gara 4. Si va assolutamente a gara 4, siamo in casa, ci crediamo e spero che vada per il meglio, noi ce la mettiamo tutta. Bene, ti ringraziamo e continuiamo con le nostre interviste. Un saluto a Lollo, ciao Lollo dalla Svizzera, un bacione. Bene, a tra poco. Bene amici telespettatori, non ci sono altre interviste, chiudiamo qua la diretta, grazie e alla prossima.